Ciao ragazzi, finalmente ci siamo. Ho acquistato la mia PlayStation 5. Ovviamente per acquistare si intende ho ordinato la prevendita. E oggi volevo spiegarvi un po' come ho fatto e anche un po' discutere di questo fatto, di questi problemi che si sono creati in questi giorni, dove anche la stessa Sony si è scusata per la mancanza di disponibilità dei pre-order. Insomma, vi spiegherò un pochettino la mia esperienza. Prima di cominciare, ragazzi, vi invito a seguirmi su Instagram. State vedendo qui la mia pagina, perché proprio qui io pubblico degli aggiornamenti in tempo reale, quindi con più anticipo rispetto a YouTube, perché questo video uscirà un paio di giorni dopo aver acquistato questa PlayStation 5. Faccio vedere subito la fotografia. Come vedete, io l'ho acquistata da Media World. Ho ordinato la versione all digital perché non mi interessa la versione con lettore disco, non sono diciamo un grandissimo videogiocatore che compra tantissimi titoli, insomma ne compro pochi, solo quelli che mi interessano, quindi li compro digitali, nessun problema. Sono riuscito ad ordinarla da Media World e come vedete l'ho pubblicata questa fotografia 4 giorni fa. Io adesso sto registrando che è il 22 settembre, quindi l'ho acquistata il 18 settembre. Stiamo parlando dello stesso momento in cui sono usciti i pre-order in Italia. È successo veramente un casino perché Amazon in 2 minuti ha praticamente esaurito tutti i pre-order e c'è stata un po' confusione nei vari siti di informatica che adesso noi andremo a vedere e vediamo anche un po' la situazione ad oggi, quindi 22 settembre, dopo 4 giorni dall'uscita dei pre-order, se tuttora è possibile preordinarla o meno questa PlayStation 5. Io ragazzi sono felicissimo perché ci sono riuscito dopo veramente tantissimo tempo. Perché inizialmente non me la faceva neanche aggiungere al carrello, poi dopo ho dovuto refreshare la pagina più volte perché evidentemente i server erano affollatissimi, moltissime persone stavano facendo la prevendita. Comunque l'ho ordinata da Media World e l'ho ordinata ovviamente con ritiro presso la sede, quindi la PlayStation 5 verrà spedita al Media World e io ci andrò poi di persona a ritirarla il giorno stesso dell'uscita, quindi stiamo parlando del 19 novembre 2020. Allora, andiamo subito a vedere la situazione nei vari store. Partiamo subito da Media World, quindi dallo stesso sito dove ho acquistato la PlayStation 5. E ragazzi, ho scritto PlayStation 5 sulla ricerca prodotti e neanche compare. Compaiono solamente i primissimi giochi. Abbiamo Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla e Call of Duty Cold War. Abbiamo anche la prevendita del controller DualSense per PlayStation 5 a prezzo di 70 euro. Ma della console neanche l'ombra. Vediamo adesso, clicco qui PlayStation 5, niente, non compare proprio, ragazzi. Quindi penso che proprio da Media World l'abbiano totalmente esaurita. Perché prima almeno compariva proprio la PlayStation 5, sia quella con lettore disco che la versione all digital. Quindi in questo momento la situazione da Media World sembra la seguente, quindi prevendite esaurite. Andiamo a vedere da Euronics. Ok, ragazzi, siamo qui nel sito Euronics. Come vedete, la PlayStation 5 qui risulta nella ricerca, però vediamo subito che sotto la prevendita abbiamo il tastino avvisami, quindi segno che anche da Euronics hanno finito le scorte totalmente. Sia della PlayStation 5 con il lettore CD che anche quella, la versione all digital, ovvero quella che ho acquistato io. Quindi, ragazzi, se volete acquistarla voi, io vi consiglio di cliccare su Avvisami e inserire il vostro indirizzo email per essere sempre aggiornati nel momento in cui sarà disponibile. Purtroppo, facendo qualche previsione, è difficile sapere quando sarà disponibile. Adesso passiamo ad Unieuro. Ok, siamo nel sito Unieuro, cerchiamo PlayStation 5. Sì, pre-order, clicchiamo subito e sì, notifica disponibilità, quindi anche qui vediamo che effettivamente ancora non è disponibile. Qui compare appunto la spunta non disponibile, quindi la versione all digital neanche da 1 euro è possibile acquistarla. Vediamo la versione con disco. Perché da quel che ho visto io quando l'ho ordinata, ragazzi, ho visto che la versione con disco era ancora disponibile rispetto alla versione all digital, perché quella all digital forse è stata la più acquistata. Facciamo prenota subito. Attenzione, ah no, siamo spiacenti, ma il prodotto selezionato non è più disponibile. Quindi, ragazzi, veramente è una cosa assurda, ma questa PlayStation 5 è introvabile. Vediamo su Amazon se riusciamo a trovare la
PlayStation 5, se riusciamo ad avere qualche informazione riguardo il pre-order. E niente ragazzi, scriviamo PlayStation 5 su Amazon, in questo momento neanche compare. Abbiamo il DualSense, l'accessorio appunto della videocamera, e i vari giochi, Far Cry 6, Valhalla, Watch Dogs Legion, niente più. Quindi mi sa che neanche su Amazon è disponibile il preordine della PlayStation 5. Io sono riuscito a ordinarla da MediaWorld, questa qui appunto è l'email che ho ricevuto da MediaWorld stesso, e niente, l'ho ordinata io praticamente un quarto d'ora dopo che sono usciti i pre-order in tutti i siti. Ripeto, con molta difficoltà, perché ho dovuto refreshare sempre la pagina, mi compariva a volte oggetto non disponibile, poi a volte mi faceva aggiungere nel carrello, non mi faceva proseguire con gli step, il sito PayPal per caricarlo, insomma c'è stato veramente tantissimo tempo, però infine ci sono riuscito. Quindi ragazzi, penso proprio che dopo averla acquistata qui, il 19 novembre arriverà nello store e di conseguenza potrò ritirarla per quella data. Spero che non succedano degli imprevisti, possibile, però spero insomma che non succedano. Ragazzi, voi siete riusciti a prenotare PS5? Fatemi sapere. So che a breve ci saranno disponibili i pre-order per Xbox Series X, forse già sono usciti, non lo so. Quindi in caso fatemi sapere se anche con Xbox avete avuto queste tipologie di problemi. E ragazzi, io vi saluto qui, per qualsiasi cosa scrivetemi giù nei commenti, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram perché pubblico veramente tante cose simpatiche, possiamo interagire anche con più facilità. Noi ci vediamo prestissimo con altri video. Ciao ragazzi!